No, no. No, più o meno la formazione del Real, quella che era stata annunciata, non gioca Butragueño al suo posto con la maglia numero 7, Paco Llorente. Grande ambiente qui a San Siro, record di incassi con 3 miliardi e 250 milioni. Formazione del Real Madrid, Buio, Cendo e Gordillo, Schuster, Fierro e Ruggeri, Paco Llorente, Michel, Sanchez, Martin, Vasquez e Sanchis. L'allenatore è il gallese Toshak. Intanto la partita ha già avuto inizio. Il Milan è in campo con Galli, Tassotti e Maldini, Colombo, Costacurta e Baresi, Simone, Rijkaard, Van Basten, Ancelotti. Subito il Milan in avanti ed Evani. L'arbitro della partita è il signor Schmidhuber, tedesco. Si gioca in una serata piuttosto fresca. C'è una leggera nebbiolina. San Siro è naturalmente pieno in ogni ordine di posti per questa gara che, come sottolineavano dallo studio anche Galeazzi e Gianni Rivera, comporta una particolare tensione anche in campo, palla in area del Real, recuperata ora da Michel. C'è un tocco da parte di Martin Vasquez, quindi Gordillo, ma recuperano immediatamente i rossoneri con questo lancio per Baresi che scaraventa in profondità, sorveglia Schuster, la palla è per Buio. Pochi nomi nuovi nel Real Madrid, in pratica si tratta solo di Hierro e Ruggeri, ma la squadra è schierata dall'allenatore Toshak, gallese nuovo, con filosofie diverse. Più prudenti intanto è Rijkaard, che cerca una penetrazione sulla destra, e Buio, vedete, preoccupatissimo, avrebbe avuto tranquillamente il tempo per raccogliere il pallone, lo scaraventa in fallo laterale. Schuster gioca da libero, quindi è stato arretrato all'indietro, mentre a centrocampo c'è Sanchis, uno dei giocatori più validi del Real Madrid, e la difesa è rinforzata da Hierro, acquistato dal Valladolid. Osserviamo gli sviluppi di questo calcio di punizione per il Milan. Ecco la palla ancora in area, viene messa fuori, la rincorre Maldini. Il tocco è su Evani. Baresi. Va Baresi. Tocca a Maldini, combinazione sullo stretto con Evani. Ancora verso Maldini, la palla però non filtra, viene giocata ora da Michel a favore di Cendo. C'è un fallo su Michel da parte di Van Basten. Calcio di punizione per il Real, che gioca in completa divisa blu, come vedete. Ecco ancora Michel. Cerca Cendo, lo trova. Cendo all'indietro verso Hierro, e Hierro al portiere Buio. Fresco il ricordo nei giocatori del Real Madrid del raggelante 0-5 subito qui a San Siro in occasione della semifinale di Coppa dei Campioni qualche mese fa appena. Le cose comunque sono cambiate, il Milan, sapete, ha attraversato un'infinità di problemi con tutta una serie di infortuni. Anche stasera mancano Gulli, Filippo Galli, Massaro e Donadoni, che peraltro è in panchina. Ecco Ancelotti, Evani. Evani in profondità a cercare l'inserimento di Simone. Simone si destreggia al limite dell'area, converge, viene toccato, l'arbitro facendo che si può proseguire. Michel. Sanchez. Schuster, buono il lavoro di Schuster, doppio dribbling. Palla poi verso Ruggeri, ma c'è questo tocco per Galli, e Galli a sua volta emula un po' Buio, anch'egli probabilmente avrebbe avuto il tempo di raccogliere in presa il pallone, ma anche questi piccoli episodi testimoniano in modo palese di quanto siano concentrati e quindi preoccupati i giocatori. Martin Vasquez lo ferma Colombo, la palla è ad Ancelotti in piena area di rigore. Ancelotti viene attaccato da Paco Llorente che lo carica irregolarmente. Calcio di punizione per il Milan, 4 minuti di gioco nel corso del primo tempo. Vi ricordo che la gara d'andata del secondo turno di Coppa dei Campioni, rivincita tra 15 giorni a Santiago Bernabéu di Madrid. Giovanni Galli. Gordillo, Costacurta, Van Basten, buono il controllo, si scontra con Rijkaard va via fra due avversari, viene a sua volta fermato, sul rimpallo è pronto Costacurta, Ancelotti, Tassotti, Costacurta.
Van Basten. C'è un intervento falloso ai suoi danni da parte di Ruggeri, e mentre il Milan spreca questo calcio di punizione per troppa fretta. Il tocco di Martin Vasquez, molto bello. Paco Llorente in possesso di palla. Cambia gioco. Palla che carambola su Martin Vasquez, viene recuperata dai rossoneri ed è Baresi ora l'impostazione. 5 minuti e mezzo di gioco nel corso del primo tempo a San Siro, 0-0. Batte lungo e profondo Baresi. Il colpo di testa molto bello di Van Basten per Rijkaard. Tassotti. Baresi. Tassotti. Tassotti si fa soffiare il pallone da Paco Llorente. Paco Llorente va via, al centro è libero e batte fortunatamente per il Milan in modo non perfetto Hugo Sanchez. Attenzione a questi disimpegni, ma ecco Simone che avanza ora sulla sinistra, effettua subito il cross troppo profondo, non ci sono problemi per Buio. Sbavature da una parte e dall'altra in campo, ripeto ancora, che sono chiaro sintomo della tensione emotiva alla quale sono sottoposti i giocatori. Schuster riesce a far filtrare per Mitchell. Mitchell a Sanchis, giocatore polivalente, era il più forte dei difensori del Real. Toshak l'ha portato a centrocampo. Martin Vasquez. Mitchell. Hierro. Parte il cross che taglia tutta l'area di rigore, viene sorvegliato dai rossoneri e Colombo, la palla carambola, avete visto, sulla bandierina e termina fuori per la rimessa del Milan. Nuovo nel Real è anche l'argentino Ruggeri, elemento staticamente molto importante. Viene dal Logroñés, mentre Rijkaard ora in azione sul filo del palo laterale, tocca molto bene per Van Basten. E il Milan viene in avanti ora con Maldini servito da Baresi. Tocco centralmente, poi ancora Maldini che recupera il pallone ma lo tocca in fallo laterale. Vano il tentativo di controllo di Evani. Quadrato Paolo Maldini. Martin Vasquez lo ferma ancora Rijkaard. Il rinvio è di Schuster, poi è Sanchis che ha dato a Gordillo. Paco Llorente. Palla fuori sul tocco di Tassotti. Eccolo Ruggeri che cede a Gordillo. Bello l'anticipo di Tassotti. Colombo, Costa Curta. Baresi. Evani. Van Basten schiaccia per Rijkaard che tocca di prima a beneficio di Tassotti. Tassotti dentro ancora per Van Basten. Van Basten cerca spazio sulla destra, è sempre braccato da Ruggeri. Parte il cross, colpo di testa Rijkaard, gol! Milan in gol con Rijkaard dopo 8 minuti e mezzo di gioco. Combinazione tutta olandese, Rijkaard sblocca il risultato su cross di Van Basten. Esplode l'entusiasmo a San Siro. Rijkaard sblocca il risultato dopo 8 minuti, la vedete sorridente. Rivediamo la combinazione, l'ottimo lavoro di Van Basten, il suo cross a rientrare, Buio accenna l'uscita, poi rientra tra i pali, arriva Rijkaard e gol, 1-0 per il Milan. Ancora rivediamo. Vedete il colpo di testa calibrato da distanza ravvicinata di Rijkaard sul servizio di Van Basten. Rimessa intanto di Cendo, colpo di testa di Maldini, la palla è per Mitchell, controlla centrocampo Colombo da Baresi. Ancora Van Basten, ottimo il suo tocco, quindi il lancio per Simone che è troppo lungo. Buona l'intuizione di Ancelotti che di prima aveva tentato di smarcare Colombo, Simone. Martin Vasquez per il Real.
ecco Sanchis. Colombo riesce a anticipare la corrente Gordillo. 10 minuti, Milan che conduce per 1-0 sul Real, finta di Martin Vázquez, pronto Ancelotti. Baresi, raid offensivo del capitano, va Baresi, salta un avversario, viene messo giù, calcio di punizione, il fallo è di Hierro, ammonito, ammonizione per Hierro. È un Milan, ecco che rivediamo l'azione, è un Milan che sembra avere trovato tutti i suoi entusiasmi, tutti i suoi stimoli proprio in questo importantissimo appuntamento di Coppa Campioni. L'arbitro Schmidt Huber, tedesco, ha ammonito Hierro per il fallo su Baresi. E Ancelotti che serve Maldini. Van Basten stavolta sul tocco di Evani, non controlla bene. E Martin Vázquez che ha saltato Ancelotti. Avanza Martin Vázquez, soluzione sulla sinistra dove si è smarcato Hugo Sanchez. Parte il cross di Sanchez, Mitchell da quest'altra parte, anticipato da Maldini, quindi Evani, Macendo, fermato ancora da Maldini. Mitchell, Hierro, cambia gioco, colpo di testa molto bello di Hugo Sanchez, palla per Gordillo, su di lui c'è Colombo, tocco dentro, sorveglia Costa Curta, prolunga per Galli. Sale altissimo l'urlo Milan-Milan, Van Basten in possesso di palla. Vedete la sua facilità di corsa, davvero straordinaria, la sua agilità. Va Van Basten, tocca per Colombo in posizione di ala destra, parte il cross, arretratissimo purtroppo, Mitchell. Si distende ora il Real, Gordillo, gran corridore di fascia. Sorveglia la posizione dei compagni, penetra Gordillo, lo ferma Costa Curta, il tocco è fuori per Martin Vázquez, si chiudono bene i rossoneri. Rijkaard, Evani, largo per Van Basten, scatta Simone, attenzione al fuorigioco, Baresi, Evani, a cercare Van Basten, offside. 12 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, risultato di 1-0 a favore del Milan, gol di testa di Rijkaard dopo 8 minuti e mezzo sul servizio di Van Basten, con Mitchell ora che imposta per il Real, chiamando in causa Gordillo. Martin Vázquez, braccato da Rijkaard, che lo ferma, Van Basten ha l'opportunità di andare verso la porta, salta il portiere che al limite lo mette giù. Forse era fuori dal rigore l'arbitro, forse onestamente era fuori dall'area e l'arbitro concede il rigore, mi pare onestamente di poter dire che forse il fallo era fuori. Rivediamo, Van Basten, esce buio, sì, il fallo era fuori area e l'arbitro Schmidt Huber concede il calcio di rigore per il Milan. Si dice a cavallo nato, non si guarda in bocca, però onestamente il fallo era intervenuto fuori dall'area. Opportunità per il Milan quindi dopo 13 minuti e mezzo ed è Marco Van Basten che si accinge al tiro dagli 11 metri, parte Van Basten, gol, 2-0 per il Milan, 2-0 per il Milan. E migliore inizio non poteva avere questa partita, anche se onestamente vi ripeto che in questo caso il rigore è stato forse regalato al Milan. D'altra parte Van Basten si era presentato a tu per tu con il portiere, sempre molto difficile per gli arbitri valutare la posizione esatta del punto in cui interviene il contatto falloso. Fatto sta che Schmidt Huber ha deciso per il rigore, mentre c'è una sostituzione nelle file del Real, esce Schuster, entra in campo con la maglia numero 15 Julio Llorente, è il fratello di Paco Llorente, sono due ora gli Llorente in campo. Hierro,
E il Real accusa questo micidiale 1-2. Ora il Milan deve stare bene attento a gestire bene il risultato. Si sa che i gol subiti in casa sono molto insidiosi. Rijkaard intanto lavora a lungo un pallone, cerca di smistarlo su Colombo. La palla è fuori. E la rimessa è del Real. Va Gordillo. Tassotti, Caraventa in mezzo, colpo di testa di Hierro, ecco il nuovo entrato, si tratta di Julio Llorente. Ora è rivoluzionato l'assetto tattico del Real, vedete che Sanchis è in difesa, Hierro, ecco Sanchis, palla persa ancora dal Real, Rijkaard. Rijkaard gira due avversari, tarda però poi nel rilancio, e così che ora Mitchell che può impostare con questo taglio in profondità sul quale è prontissimo Tassotti, il rilancio di Tassotti, Ruggeri sulla palla, il tocco è per Sanchis, ora Sanchis gioca libero, Ruggeri è lo stopper, Hierro è l'altro difensore, mentre Julio Llorente gioca praticamente sulla fascia destra a contatto con il tornante Evani. Palleggiano con questi scambi trasversali i giocatori del Real, ora c'è il tentativo di verticalizzazione con il bell'intervento di Costa Curta, la palla a Van Basten, Rijkaard tutto di prima, Colombo sulla destra leggermente troppo lungo. È un Milan pimpante e aggressivo in sbaglianti condizioni fisiche a giudicare da queste prime battute. Colpo di testa di Tassotti, Colombo sulla palla, ancora Tassotti verso Costa Curta. Costa Curta ha saputo oggi che il giudice sportivo lo ha squalificato per due turni. Intanto il lancio verso Maldini che invano tenta di staccare. Hugo Sanchez, Cendo. Avanza ora Ruggeri con questo lancio per Gordillo, Gordillo tiene in campo il pallone, Colombo poi lo protegge lasciandolo sfilare a fondo campo. ...18 minuti di gioco nel corso del primo tempo allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il Milan conduce per 2-0 sulla Real Madrid con i gol di Rijkaard all'ottavo e di Van Basten al tredicesimo su rigore. Palla alzata campanile intanto da Cendo, Colombo e Gordillo alla caccia del pallone, carambola che favorisce Martin Vasquez, Martin Vasquez è attaccato da Ancelotti, riesce a dare a Mitchell che tocca male, Simone va in azione solitaria, salta un nugolo di avversari, alla fine Sanchis che lo ferma, calcio di punizione, vedete Simone preferito da Sacchi a Borgonovo per questa partita, ha avuto un buon avvio di partita, anche in questo caso coraggiosamente, vedete, ha tentato la sortita e in effetti sarebbe andato verso la porta se Sanchis con molta esperienza non lo avesse fermato in modo irregolare. Sulla palla c'è Evani, poco più indietro lo stesso Simone, mentre centralmente si va proponendo Ancelotti per il possibile passaggio. Ancelotti assegnò il primo gol della goleada del Milan sul Real. Palla per Simone, il destro è molto forte, è centrale, buio, con qualche difficoltà fa suo il pallone. Julio Llorente, Hierro, ancora buio, Sanchis, è uscito Schuster probabilmente per incidente, Cendo, Ruggeri, Sanchis,
Mitchell, Ruggeri, parte il lancio di Ruggeri e c'è l'offside, il fuorigioco di Gordillo, solito generosissimo corridore di fascia sinistra. Galli, rivediamo la posizione nettamente irregolare. Baresi intanto da Tassotti. Baresi, Ancelotti, ancora verso Baresi, un po' troppo lungo. Baresi verso Simone. Simone viene anticipato, la palla in fallo laterale, il rinvio è stato di Cendo, quindi la rimessa è di Colombo per Costa Curta. Superato il 20° minuto di gioco nel corso del primo tempo, 2-0 per il Milan. Rijkaard, Maldini, s'allarga Evani, servito, ancora Maldini, Baresi, è largo dall'altra parte Tassotti, lo vede, lo serve Baresi, lo stop di Tassotti, il tocco all'indietro per Costa Curta, ancora Baresi, Costa Curta, fuorigioco di Van Basten, ora c'è questa avanzata da parte di Martin Vasquez. Viene Fierro, Mitchell, fuorigioco di Julio Llorente. Alla battuta Baresi, ha un po' rallentato il ritmo forsennato che aveva caratterizzato la sua azione in avvio il Milan. Bello l'aggancio di Evani e poi Simone ha tentato di smarcare sulla sinistra Van Basten. Colombo ora in controtempo Evani, ecco Sanchis che dà un buon pallone per Martin Vasquez, lo aspetta Baresi, lo ferma Martin Vasquez, vince il rimpallo, chiude poi Maldini su Galli. Fierro, Van Basten lanciato da Evani, Van Basten salta anche Sanchis, Van Basten finta, porta vuota e Van Basten poi combatte gagliardamente con Buio. Palla gol per Van Basten che ha cercato la finezza, vedete che si dispera, rivediamo, vedete saltato Sanchis, va Van Basten che sbilancia Buio, Buio però ha un riflesso felino, carambole ripetute fra i due, alla fine angolo per il Milan con Evani pronto a batterlo. Palla ancora in area. Maldini allunga la gamba in gioco pericoloso, l'arbitro Schmidhuber interrompe il gioco e comanda il calcio di punizione per il Real al 23° del primo tempo sul risultato di 2-0 per il Milan. Sanchis, Mitchell, Martin Vasquez, Julio Llorente, ancora Martin Vasquez, palla in profondità, buona giocata di Mitchell su Rijkaard. Arriva dalla parte opposta ma il passaggio è sbagliato ed è Colombo che ora va in velocità, viene a sua volta fermato, vedete l'aggressività tremenda dei giocatori del Milan, e Simone che ora andando in pressing commette fallo. Cendo, Mitchell attraversa ormai da parecchio tempo un periodo di forma approssimativa, è anche un po' contestato dai tifosi del Real, mentre vedete Arrigo Sacchi che sta dando le sue disposizioni da quella specie di bunker che è la panchina del Milan così interrata. Colpo di testa intanto di Costa Curta, ancora Costa Curta al rinvio, palla che viene agganciata da Simone, data a Van Basten, stupendo l'aggancio di Van Basten, palla al centro per Ancelotti, leggermente troppo lunga. Van Basten comunque al suo rientro dopo un lungo periodo di infortunio sta dimostrando di essere in ottime condizioni di forma, recupera intanto di Maldini, palla ancora per Van Basten, tentativo di penetrazione, calcio d'angolo provocato dalla deviazione di Julio Llorente, scrosciano gli applausi, è un Milan veramente pimpante ed efficace.
è tradizionale, storica, la rivalità tra il Real e le squadre italiane. Simone intanto in possesso di palla, converge, carica il destro, lascia partire un tiro molto insidioso che Buio è bravo a bloccare. Applausi anche per Simone. Rivediamo la conclusione, avete visto il tiro che è rimbalzato davanti al portiere, diventando quindi particolarmente insidioso. Buona la presa del numero uno del Real. Hugo Sanchez. Pressing del Milan, carambole, ora possibilità per il Real di andare. E vanno anche a segno, tuttavia il Milan e l'arbitro aveva interrotto il gioco per il fallo su Paco Llorente. E quindi la conclusione, vedete Mitchell che manda a quel paese l'arbitro, la conclusione è ininfluente, cartellino giallo intanto per un giocatore del Real del Mucchio, probabilmente per Ruggeri. Rivediamo, vedete Paco Llorente ed è Costa Curta che lo strattona vistosamente, poi addirittura lo avviluppa in un gioco di gambe chiaramente irregolare. A questo punto l'arbitro ha fischiato, sugli sviluppi dell'azione c'è stato il pallone è messo in gol, ma gioco palesemente fermo. Penso che sia stato ammonito Ruggeri. Calcio di punizione intanto, ovviamente per il Real, con Hugo Sanchez, Martin Vasquez in zona tiro. Barriera del Milan molto nutrita, parte la conclusione di Chiarro sulla ribattuta, ancora doppio rimpallo, fuori gioco comunque sul tiro di Paco Llorente. Ad ogni buon conto Galli ha parato. Attimi di concitazione nella difesa del Milan. Rivediamo, vedete che c'è posizione chiaramente irregolare proprio di Paco Llorente. Ora Baresi in possesso di palla, la dà a Galli. 27 minuti di gioco nel corso del primo tempo, 2-0 il risultato per il Milan sul Real. Lancio di Baresi, colpo di testa di Julio Llorente. Maldini alla caccia del pallone, il suo pallonetto verso Van Basten, incontenibile per Chiarro, troppo lungo però il passaggio verso Rijkaard. Sancissora. Ruggeri. Guardio. Colombo su di lui. I due si conoscono molto bene. Paco Llorente è un velocista, è messo giù, c'è calcio di punizione, il fallo è di Costa Curta. Paco Llorente è un giocatore molto veloce. È Gordillo che si incarica di questo calcio di punizione con la palla che spiova in area di rigore, è Rijkaard che mette fuori e Mitchell che riconquista la palla. La dà in profondità su Llorente, parte il cross di Martin Vasquez, ben piazzato Costa Curta, e ora è Ancelotti che imposta per il Milan, andando a Van Basten di prima su Rijkaard. Rijkaard all'indietro per Galli. Colombo. Sbagliato il lancio, ne approfitta Gordillo. Gordillo salta anche Costa Curta, attenzione c'è un pericolo. Chiudono poi rossoneri, Costa Curta. Lancio immediato a cercare Simone, ottimo l'arresto, si sovrappone Evani, la palla è per Van Basten, ora per Rijkaard, ancora lungo il passaggio. Ruggeri, Martin Vasquez, Gordillo, Martin Vasquez, verso Mitchell, non si intendono i due, Maldini, Evani, Maldini, Evani, Maldini, Baresi. Applausi del pubblico che apprezza questi momenti in cui il Milan rallenta, non è possibile giocare sempre in frenesia assoluta. Costa Curta, Baresi, Van Basten, finta di corpo, controllo poi verso sinistra dove peraltro era pronto ad attenderlo Julio Llorente. Ruggeri, Sanchis, Mitchell. A cercare Julio Llorente, attentissimo, Maldini aggancia e tocca a Buio.
Ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco. Paolo Maldini, anche lui ha attraversato un momento difficile per infortuni, per vicissitudini varie. Non ha giocato l'ultima partita con la nostra nazionale proprio perché non era in perfette condizioni fisiche. Intanto è Sanchis che ha un grande anticipo su Van Basten, viene in avanti duettando con Mitchell, sempre Sanchis in possesso di palla, scatta in profondità Mitchell, ma Maldini risolve ancora tutto e serve Evani. Va Evani, dà in mezzo, ma la palla è ancora del Real. Julio Llorente e largo Mitchell. Julio Llorente lo serve. Tocco centrale verso Sanchis. Sanchis finta molto bene su Rijkaard. Va Sanchis, rimpalli e quindi c'è Paco Llorente che viene fermato. E stavolta la retroguardia del Milan era davvero in difficoltà su questa sortita di Sanchis, giocatore che resta di straordinario valore in qualsiasi parte del campo giochi. Rijkaard, Maldini, Evani, Van Basten. Evani, anticipato in fallo laterale, primissimo piano di Evani. Telecamere guidate da Luciana Veschi. Baresi intanto in possesso di palla. Rijkaard prolunga ottimamente per Tassotti. Tassotti in corsa con Paco Llorente, commette fallo. Sacchi. Cendo. Martin Vázquez, Hierro, Ruggeri, colpo di testa di Costa Curta, questo dicendo, Rijkaard che lascia a Colombo, riceve il passaggio, tocca all'indietro su Tassotti, Tassotti cerca una soluzione, vede Maldini da quest'altra parte, alto sia per Maldini sia per Julio Llorente. Ecco Julio Llorente alla rimessa, Martin Vázquez, Hierro, Vázquez, no, colpo di tacco per Mitchell, buona la giocata, Cendo, lancio di Ruggeri, Gordillo, Paco Llorente, Martin Vázquez, Hugo Sanchez, fuori gioco, la finta di Hugo Sanchez ha ritardato il passaggio di quel tanto che ha comportato l'eccessivo avanzamento, vedete, di Julio Llorente. Costa Curta, Baresi, ancora Costa Curta, Baresi osserva la disposizione dei compagni per vedere se è il caso di effettuare il lancio lungo. Da Rijkaard, rimpallo, Simone tocca verso Rijkaard, fallo di Rijkaard su Julio Llorente. Fase di stasi della partita, il Real tenta di venire fuori dal proprio guscio, ha avuto un avvio di partita veramente travolgente il Milan. Ha fissato il risultato sul 2-0 prima del quarto d'ora, poi naturalmente il Milan è costretto un po' a rallentare, Maldini intanto interviene, Costa Curta, Rijkaard, Julio Llorente, Hierro, giocatore molto forte fisicamente ma un po' macchinoso, ora Ruggeri, da quest'altra parte Paco Llorente va in slalom, Paco Llorente da Gordillo che ha la possibilità di effettuare il traversone, attenzione c'è Maldini che tocca di testa, poi Evani che anticipa Julio Llorente, va alla caccia del pallone, Julio Llorente interviene su di lui, palla ancora in gioco e rinvio di Maldini, Simone, Chiarro molto più alto di lui, tocca all'indietro per Cendo, Sanchis, Ruggeri. Ruggeri è un argentino, palla in profondità, è Costa Curta che dà a Galli,
poco più di 10 minuti alla conclusione del primo tempo, un primo tempo che il Milan ha interpretato con spavalda sicurezza in avvio e che ora da qualche minuto sta invece interpretando con maggiore prudenza anche per l'ovvio ritorno del Real. Costa Curta, Baresi, Costa Curta, avanza Costa Curta, da Van Basten, fallo su Van Basten. Avete visto Van Basten che ha fatto cenno ai compagni di battere con sollecitudine i calci di punizione nel tentativo di trovare impreparata la retroguardia avversaria. Punizione di Tassotti, palla in area di rigore, colpo di testa di Rijkaard, rinvio di Hierro, palla messa giù da Mitchell. Paco Llorente, Mitchell, Ruggeri, si smarca, Mitchell prosegue da solo, dà in profondità, intercetta Rijkaard, poi dopo il tocco di testa ancora Rijkaard, servito da Evani, fallo di Mitchell, brutto su Evani. E l'arbitro lo ammonisce, ammonizione anche per Mitchell. È il terzo giocatore del Real ammonito. Accorre il dottor Monti, rivediamo. Vedete Evani in possesso di palla e il pestone brutto davvero di Mitchell che ha evitato Evani ritraendo tempestivamente il pallone, brutto davvero questo intervento di Mitchell su Evani. Si rialza Evani, il medico e massaggiatore del Milan abbandonano il campo. Già tre giocatori sono finiti da Real, sono finiti sul taccuino dell'arbitro, mentre c'è Van Basten in proprietà, Sanchis gli ha chiuso la strada. Buio per Hierro. Quindi questo lancio controllato da Maldini, impeccabile finora la sua prestazione. Ancelotti, Baresi, i giocatori più esperti del Milan sanno anche quando devono rallentare il gioco. Colpo di testa di Hierro, la palla è per Mitchell, ora per Martin Vasquez, Baresi, Baresi verso Simone, Simone conquista un buon pallone, lo dà a Rijkaard, Rijkaard rallenta, attende qualche soluzione, opta per il cross a cercare Van Basten che va altissimo ma poi ricadendo si appoggia sulla schiena di Hierro inducendo l'arbitro a fischiare il calcio di punizione. Paco Llorente verso il fratello Julio Llorente, il cui colpo di testa mette in movimento Hierro, fuori gioco di Hugo Sanchez. Isolato il messicano, temutissimo, lo vedete inquadrato, finora non è che abbia avuto molti palloni sfruttabili, mentre il Milan avanza ora con Maldini, Evani, ancora Maldini dopo il rinvio sbagliato di Hierro, Ancelotti, Ancelotti taglia dentro per Costa Curta, Costa Curta fa filtrare il pallone un po' pericolosamente verso Colombo, questi all'indietro su Franco Baresi. Troppo alto per Maldini. Julio Llorente, Mitchell, Llorente. Non combina molto il Real, Ancelotti. Simone, bello il tocco verso Van Basten che stava andando in profondità, inserimento di Sanchis, brutto fallo di Ancelotti che verrà probabilmente ammonito, ammonizione, ammonito anche Ancelotti per il fallo su Sanchis che vedete ancora a terra. Gran giocatore questo Sanchis, vedete come avanza, palla al piede, distende la falcata, arriva gamba tesa Ancelotti, lo stende, calcio di punizione e ammonizione. Siamo al 39esimo del primo tempo.
si prestano le cure del caso a Sanchis. Il Milan, come spesso accadeva anche nello scorso campionato, appare trasformato, rivitalizzato dagli stimoli di Coppa, mentre vedete l'allenatore del Real, il gallese Toshak, perplesso. Si riprende naturalmente con questo calcio di punizione, si è rimesso in sesto Sanchis, la palla è per Paco Llorente, smistata da quest'altra parte a Hierro, puntata in profondità di Hierro, stacco di Maldini. Ora Baresi dopo il colpo di testa di Cendo. Ancelotti. Simone. Llorente. Mitchell. Lancio di Mitchell a cercare Martin Vázquez. Converge Martin Vázquez. Martin Vázquez tocca, ma Tassotti è pronto. Va ora Tassotti. Tassotti per Rijkaard. Finta di Rijkaard, fermato dall'esperto Ruggeri, contrattacco del Real, Mitchell in possesso di palla, ecco Gordillo, velocissimo, parte il cross, c'è Galli. Hierro, Ancelotti, poi la rovesciata di Martin Vázquez, palla per Cendo, Hierro. Buon suggerimento ancora per Martin Vázquez, parte il cross, il rinvio di Costa Curta, Real che ora sta assumendo il dominio delle operazioni, il recupero però del Milan è con Rijkaard, servito da Tassotti, pasticcia Rijkaard, poi va a ingolfarsi in un imbuto di avversari, finisce per perdere il pallone, Paco Llorente, largo ancora per Gordillo, va Gordillo, lo chiude Tassotti, parte il cross di Gordillo, colpo di testa di Ancelotti, esce Galli, la palla è sua. Van Basten, velocissimo vedete, colpo di tacco verso Ancelotti, intuisce però le intenzioni del milanista Martin Vázquez che sta crescendo come rendimento, ecco Mitchell, si propone da quest'altra parte il solito Gordillo, ecco Gordillo che avanza, tocco per Mitchell, colpo di tacco di Mitchell, Milan al contrattacco con Evani. Si smarca Ancelotti, Evani tocca invece su Rijkaard, dall'altra parte libero Colombo, eccolo servito, recupera velocissimo su di lui Gordillo, va Colombo, lo evita in dribbling, tocca fuori per Rijkaard, Rijkaard ora è guardato da Cendo, suggerimento in profondità, Sanchis ancora implacabile, stronca questa azione del Milan, da quando è andato lui là dietro le cose sono notevolmente migliorate per il Real, Mitchell. Scatta in profondità Hugo Sanchez in posizione regolare stavolta, Costa Curta su di lui. Sanchez, Mitchell, serie di rimpalli fuori gioco, si prosegue, no. L'arbitro poi si avvede che il guardaline ha segnalato la posizione irregolare di vedete la posizione irregolare di Paco Llorente. Maldini, Van Basten, Van Basten, il tocco è per Evani, bravo Evani, sullo stretto poi finisce per portare fuori gli stesso il pallone, ma è giudicato irregolare l'intervento su di lui di Hierro, calcio di punizione per il Milan, 43 minuti e mezzo di gioco nel corso del primo tempo, 2-0 per il Milan, Milan che fruisce di questo calcio di punizione battuto da Paolo Maldini. Van Basten. Rijkaard. Fallo di Rijkaard. Era stato messo in movimento in piena area di rigore Simone, ma effettivamente Rijkaard aveva alzato in modo irregolare la propria gamba. L'arbitro Schmidt-Huber non ha diretto male, ma francamente in occasione del rigore concesso al Milan ha preso una svista, d'altronde giustificabile, e certo più accettabile quando torna a proprio vantaggio. Llorente. Ancora un bel anticipo di Maldini e Hierro che prolunga su Buio. Sanchis,
Fierro che pasticcia, lo attacca Simone, ma il gioco è ancora fermo. Calcio di punizione per il Real. Batte Sanchis dando a Ruggeri. Lancio di Ruggeri, la palla è per Colombo, il tocco in profondità, Galli corre ed evita l'angolo. Applausi di simpatia per Galli, un portiere verso il quale non sempre i tifosi del Milan sono stati teneri, è un giocatore invece molto positivo, molto concreto, anche stasera ha sbrogliato alcune situazioni non intricatissime ma che certo comportavano grande presenza di riflessi. Fischia alla fine l'arbitro, 2-0 dopo 45 minuti di gioco. Vedo se Franco Zuccalà magari riesce a catturare al volo qualche protagonista al momento del rientro, ammesso che Franco sia a bordo campo. Grande inizio, Donadoni, un grande inizio del Milan. Sì, sicuramente, 2-0, adesso speriamo di farne ancora un altro paio. La difesa del Real non ha particolarmente impressionato. Ma siamo stati molto bravi anche noi a muoverci domani. Entrerà nel secondo tempo? Ma ora vediamo. A te Pizzol. E io giro immediatamente la linea a Roma, ci sarà un break pubblicitario, poi ancora Galeazzi e Rivera, a voi studio.